Avete fatto l'esercizio? Vi siete esercitati in un'opera di misericordia corporale? Non lo voglio sapere, comunque spero che l'abbiate fatto. Se non l'avete fatto, dovete riparare durante questa settimana. Siete ancora in tempo, prima di domenica. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Trasfigurazione e Don Pierluigi qui ci ha messo una opera d'arte che ci narra visivamente questo avvenimento. Nella prima lettura, domenica prossima, ascolterete la vocazione di Abramo. Abramo che viene invitato, ce l'avete nel foglietto, che viene invitato a uscire dalla sua terra. Il Signore si presenta a lui e gli dice: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Però prima voglio richiamare la vostra attenzione sulla risposta che abbiamo dato quando il diacono ha terminato di leggere il Vangelo, quando ha detto parola del Signore. Abbiamo risposto lode a te, o Cristo. Siamo abituati a sentir dire parola di Dio, parola del Signore, non ci fa più molta impressione. E invece dobbiamo fare attenzione proprio a questa espressione della liturgia, perché parola del Signore significa parola del Figlio, parola del prediletto, parola dell'amato, così come ci dice il Vangelo della Trasfigurazione. Abbiamo incontrato Gesù nel primo esercizio nel deserto, tentato dal diavolo, che rispondeva con la parola di Dio, che ha vinto la tentazione con la parola di Dio. E il Vangelo si concludeva domenica scorsa con questa espressione: allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Allora la parola di Dio per Gesù è stata determinante. Domanda: lo è anche per noi? Nelle scelte di vita che facciamo ogni giorno, cosa significa per noi essere raggiunti dalla parola di Dio? Chi è questo Dio che ci rivolge la parola? Quali sono gli effetti di questo incontro con la parola di Dio? Quali sono le scelte che la parola di Dio ci chiede di compiere? Come si risponde? Come possiamo rispondere alla parola di Dio che ci interpella? Vedete, sono tante le domande. Se usciamo dall'abitudine, forse possiamo dare una risposta. Perché vedete, noi abbiamo ascoltato un Vangelo nel quale prevalentemente sembra che sia determinante la visione, quello che Pietro, Giacomo e Giovanni hanno visto, il volto di Gesù che si illumina, le sue vesti bianche. E invece alla fine tutto si conclude con un imperativo: ascoltatelo, ascoltatelo. Perché questa conclusione? Perché è importante quell'imperativo? Ascoltatelo, perché la fede nasce dall'ascolto di una parola. Non c'è altro modo
perché possiamo entrare nella fede. L'Apostolo Paolo, quando scrive ai Romani, al capitolo 10, prende in prestito dal profeta Gioele un'espressione che dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E dopo aver percepito l'importanza di questa affermazione del profeta, comincia a farsi delle domande, comincia a chiedersi: ma come faranno a invocare il Signore se non credono? E come faranno a credere se nessuno annuncia Gesù Cristo? E come faranno a denunciarlo se non sono inviati, se non sono mandati ad annunciare? Poi conclude dicendo: la fede dipende dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo, la parola del Figlio, la parola del Signore, quella che a cui abbiamo risposto: lode a te, o Cristo. Come sappiamo, come sa l'Apostolo Paolo tutto questo? Come sa che la fede nasce dall'ascolto di una parola? Lo sa dalla scrittura, dalla tradizione della Chiesa. La storia della salvezza inizia con la storia di Abramo. Per questo vi dicevo, la prima lettura è indicativa del messaggio che la Chiesa vuol farci arrivare nella prossima domenica. La lettera agli Ebrei chiama Abramo nostro padre nella fede. E vedete, l'ultimo regalo, se volete, o il primo, a seconda, l'ultimo regalo che ci ha fatto Papa Benedetto e il primo che ci ha fatto Papa Francesco è stata l'enciclica Lumen Fidei, l'enciclica con la quale si chiudeva l'anno della fede. La luce della fede, questo è il titolo dell'enciclica. E Papa Benedetto e Papa Francesco insieme ci dicono una cosa importante. Al numero 8 di questa enciclica c'è questa espressione: la fede ci apre il cammino e accompagna i nostri passi nella storia. È per questo che, se vogliamo capire che cosa è la fede, dobbiamo raccontare il suo percorso. Chissà perché il Papa, i due papi si sono messi davanti a questa domanda, ma è come se ci chiedessero stasera: ma voi capite cos'è la fede? Sapete cos'è la fede? Sapreste dire a qualcuno cos'è la fede? Sapreste raccontare la vostra fede? Ecco la chiave: raccontare, narrare. Quando osserviamo oggi la vita della Chiesa, osserviamo soprattutto le nuove generazioni della Chiesa, viene un po' di pena nel cuore. Perché? Perché accanto a tantissimi giovani veramente in gamba che vivono un'esperienza di fede forte, ce ne sono altrettanti che sono lontani, che non conoscono Gesù Cristo. Accade, per fare un esempio, che alcuni catechisti mi dicano che quando un bambino di 7-8 anni giunge per prepararsi, non so, alla prima comunione, non sa fare il segno di croce, non conosce il Padre Nostro, nessuno gliel'ha insegnato. Non sempre oggi nelle nostre famiglie si insegna a pregare. Se io mi domando chi mi ha dato la fede, lo dico sempre: mio padre e mia madre, nessun altro. Sono stati loro che mi hanno dato la vita e mi hanno generato la fede, mi hanno dato i rudimenti della fede, i fondamenti. Dopo, certo, il mio parroco e altri mi hanno aiutato a maturare, a crescere, ma la fede io l'ho ricevuta da mio padre e mia madre. Oggi accade che i genitori non trasmettano la fede.
non insegnino a pregare. Perché succede questo? Ma le ragioni sono tante. Il cambiamento rapidissimo della società, il cambiamento culturale porta a questo. Il fatto che siano entrati a casa nostra tutti sono entrati. Anzi, a me talvolta piace dire che sono entrati i ladri e ci hanno rubato tutto. Quando ero bambino io, quando ero ragazzo, si pregava tutte le sere a casa mia e si parlava. Io avevo la possibilità di chiedere, provateci oggi. Oggi c'è sempre qualcuno a casa nostra che racconta notizie di morte, sempre notizie di morte, che canta, che balla, che vuole farci divertire per forza, e finché non riusciamo a prendere quel benedetto telecomando e a fare clic, ci hanno rubato il silenzio, la preghiera, il dialogo tra sposi, il dialogo tra genitori e figli, e non ci siamo accorti. E non ci siamo accorti. Perché? Perché la civiltà oggi è così. Allora è necessario fermarsi un momento e prendere coscienza di ciò che ci accade. Tornando all'enciclica, sia Papa Benedetto che Papa Francesco dicono che la fede è legata all'ascolto. Abramo non vede Dio, ma sente la sua voce. In questo modo la fede assume un carattere personale. Dio interpella Abramo come persona. E che cos'è la fede di Abramo? È la risposta alla parola di Dio che lo interpella. Cosa dice questa parola ad Abramo? Due cose fondamentalmente. Gli presenta una chiamata, una vocazione, insieme a una promessa. Dio dice ad Abramo: farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Qual era il problema di Abramo? Abramo era un uomo ricco, possedeva tante ricchezze. L'unico problema che aveva è che non aveva figli, e per la cultura di quel tempo il non avere un figlio significava essere già morti prima ancora di morire. E allora Dio gli dice: io ti darò una discendenza, tu devi solo uscire nella tua terra, devi solo andartene dalla tua casa in un luogo che per adesso non ti rivelo, te lo indicherò, tu intanto parti. In questo la fede di Abramo è stata subito cristallina. Abramo subito è uscito dalla sua condizione, è partito perché si è fidato della parola che Dio gli aveva dato. Ha cominciato un cammino, ha cominciato un esodo. È quello che tutto sommato il Signore chiede a noi in questi esercizi spirituali, di uscire dalla pigrizia, di uscire dalla condizione in cui siamo, di uscire sicuri che Lui ci condurrà per una strada retta, per una strada giusta. E allora Abramo dà un nuovo inizio alla sua vita. Guardate che non era più tanto un giovanotto, aveva 75 anni quando Dio lo chiamò. E a quell'età Abramo è uscito, è partito. È partito, ripeto, per andare dove? Non lo sa. Verso un avvenire che gli è del tutto ignoto. Perché Dio gli ha fatto una promessa.
e lui si fida. Per fede, dice la lettera agli ebrei, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco. E qui c'è il dramma di Abramo. Perché Abramo si è fidato di Dio, poi ad un certo punto ha ricevuto da Dio un figlio, il figlio amato, il figlio che viene da sua moglie, Sara, Isacco. Sembra che tutto ormai si sia compiuto e Dio gli si presenta di nuovo e gli dice: dammi tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che tu ami, Isacco, dammi tuo figlio, va sul monte Moria, sacrificalo. E qui Abramo è rimasto davvero tentato di disobbedire a Dio. Ancora una volta invece alla fine ha deciso di fidarsi di Dio. E allora ha fatto caricare l'asino con la legna, ha portato con sé il fuoco, ha preso Isacco per mano e si sono messi in cammino. Quando sono giunti sul monte, il bambino chiede ad Abramo, al padre: padre, c'è la legna, c'è l'altare, c'è il fuoco, ma dov'è l'agnello per il sacrificio? Abramo non può rispondergli: sei tu, però è questo, è così. E allora lega il figlio, lo mette sull'altare e sta per sacrificarlo quando Dio, l'angelo del Signore, ferma la sua mano. Dunque Abramo è uno che si fida di Dio. Domanda: noi, io, mi fido di Dio? Io sono uno di quelli che si affida a Lui o sono uno di quelli che pretende che Lui faccia quello che dico io? Quante volte ci sarà successo di venire qui a pregare o di pregare a casa nostra e di dire al Signore: ma Signore, ti rendi conto che sto male? Ti rendi conto che mia madre, mio padre, mio figlio stanno male? Cosa aspetti? Cosa aspetti a guarirci? Cosa aspetti a venirci incontro? È un tipo di preghiera che il Signore comprende, ma è una preghiera del tutto errata, del tutto sbagliata, perché è una preghiera che pretende che Dio si converta a noi. Al contrario, la preghiera è la nostra conversione a Lui e l'abbandono alla Sua volontà, perché ci fidiamo di Lui. Tornando al Vangelo, prima, immediatamente prima di salire sul monte della Trasfigurazione, c'è un episodio che racconta di come Gesù, giunto nella zona di Cesarea, Cesarea di Filippo, fa una domanda ai suoi discepoli. Dice: ma la gente cosa dice di me? Cosa dice del figlio dell'uomo? E gli apostoli rispondono: alcuni dicono che sei Giovanni Battista, altri Elia o uno dei profeti. E a quel punto Gesù fa una domanda: voi, tu Pietro, voi, chi dite che io sia? Voi cosa pensate di me? E qui risponde Simon Pietro con una risposta che dirà poi Gesù, che gli veniva dall'alto. Simon Pietro risponde: tu sei il Cristo, tu sei il figlio del Dio vivente. E Gesù dice a Simon Pietro: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E a quel punto gli fa una promessa: a te darò le chiavi del regno dei cieli.
Pietro, lo sapete, è sempre rappresentato con le chiavi. Sono le chiavi del regno dei cieli che Gesù gli ha affidato. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato anche nei cieli. Tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Il potere della riconciliazione. Poi ha cominciato a dire: sentite, vi devo fare una confidenza. Io devo salire a Gerusalemme. A Gerusalemme accadrà che gli anziani, i capi dei sacerdoti, i capi del popolo, gli scribi, mi uccideranno. E io risorgerò il terzo giorno. Non l'avesse mai detto. Non l'avesse mai detto perché Simon Pietro, che poco prima aveva detto tu sei il Cristo, lo prende da parte, lontano dagli altri per non farsi sentire forse, però lo prende da parte e gli dice «Eh no, Signore, non ti accadrà mai. Cosa ti passa per la testa?» La risposta di Gesù è drammatica. «Va dietro a me, Satana». Satana, lo chiama Satana, lo chiama diavolo. Ritroviamo quel diavolo che abbiamo conosciuto nel deserto. Il diavolo è colui che divide, è colui che separa, è colui che vuole separare Gesù Cristo dal Padre, è colui che separa noi, è colui che entra nelle famiglie e separa, divide, mette gli uni contro gli altri, è colui che nella società separa, che mette gli uni contro gli altri. Tutti lo sappiamo che stiamo vivendo una situazione drammatica dal punto di vista dell'economia, lo vediamo con il moltiplicarsi dei poveri, eppure ancora il diavolo ha buon gioco, divide, divide, divide. Va dietro a me, Satana. Gli dice, il discepolo non si mette davanti al maestro, sta dietro. Un'altra traduzione dice, va via, allontanati da me. Tu mi sei di scandalo, tu sei come una pietra messa davanti al mio piede, nella quale io inciampo, tu mi sei di scandalo, e poi gli spiega perché, gli dice perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Domanda, io, tu, ciascuno di noi, come pensiamo? Pensiamo secondo Dio o pensiamo secondo gli uomini? Il nostro modo di vivere la vita, di progettarla, di orientarla, il vostro modo di pensare la vita dei vostri figli, dei vostri nipoti, è secondo Dio o secondo gli uomini? È una domanda che non possiamo eludere. Perché subito dopo Gesù continua a dire ai suoi discepoli, se qualcuno vuol venire dietro a me, vuol essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. È vero questo. È vero nella vita di ogni giorno, è vero per una madre che dà alla luce un figlio. Lei è pronta a perdere la vita per questo figlio. Ma non soltanto nel momento in cui lo partorisce, ma per tutta la vita, in ogni momento. Perché l'amore è fatto così. L'amore passa attraverso la croce. Per questo Gesù dice, vuoi venire dietro a me? Prendi la tua croce e seguimi. Ecco allora cosa bisogna narrare. Ecco perché oggi facciamo fatica a trasmettere la fede. Recentemente, nel novembre scorso, tutte le diocesi marchigiane si sono riunite e lo sapete, per un convegno. Per 3 giorni ci siamo sostanzialmente
domandati come possiamo trasmettere la fede dall'uno all'altro, soprattutto come possiamo trasmettere la fede alle nuove generazioni. Il Papa nell'enciclica diceva che bisogna raccontare, bisogna narrare la fede. Vedete, qui non si tratta di sperare che la fede possa nascere sulla base del catechismo. Il catechismo può aiutare a maturare la fede, ma la fede non nasce dal catechismo. La fede nasce a casa, nasce se il padre, se la madre raccontano, narrano ai figli, ma non tanto o soltanto con le parole, bensì con la testimonianza, se sono testimoni di fede davanti ai figli. I figli respirano un clima di fede in famiglia. Forse tutti noi abbiamo dei momenti in cui, io ricordo bene un momento della mia vita che è stato drammatico, quando avevo 12 anni, avevo una sorella di 8 anni, si è ammalata di meningite, è stata male per quasi un anno, mia madre era sempre con lei fuori di casa al Salesi di Ancona, mio padre come poteva nel weekend, che era libero dal lavoro, andava in Ancona, io rimanevo. Poi mia sorella è morta, a quel punto non ci ho visto più, ho detto che Dio è cattivo, anzi Dio non c'è proprio. E mi sono ribellato anche con i miei genitori che mi avevano insegnato diversamente. E ho cessato di andare a messa, non pregavo più con loro. E loro hanno continuato a dirmi che Dio mi amava lo stesso. Hanno continuato ad andare a partecipare all'Eucaristia. Hanno continuato a pregare anche senza di me, ma io li sentivo. Dopo qualche mese sono ritornato. Sono ritornato a loro e a pregare con loro. Non lo so quando Dio mi ha chiamato, quando Dio si è comportato con me come con Abramo. Forse in quella circostanza, forse in quel momento c'è stata per me una chiamata che mi ha portato a servire il Signore nel sacerdozio. Forse quel momento, certamente quello è stato un momento determinante perché ha dato un senso a tutta la mia vita. Ecco come si presenta Dio, ecco come chiama, talvolta proprio attraverso il dolore, un dolore che magari non si riesce a sopportare, che è assurdo, soprattutto quando si tratta del dolore degli innocenti. Ascoltiamolo, ascoltiamolo. Nel momento in cui si presenta a noi, probabilmente qui stasera, quasi tutti noi, se non tutti, abbiamo una pena, abbiamo una difficoltà, abbiamo qualcuno che per cui siamo preoccupati. Bene, Dio passa attraverso questa preoccupazione, purché ci affidiamo a Lui. Ascoltatelo, significa questo. D'altra parte, nella storia di Israele da sempre era chiaro che l'ascolto era fondamentale. Nel libro del Deuteronomio Dio, attraverso Mosè, dà al suo popolo quest'unico grande insegnamento. Gli dice: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore, uno solo è il Signore. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Avrai davanti a te, davanti ai tuoi occhi, questo comando: ascolta, amerai. Amerai il Signore con il cuore, la mente, le forze, cioè con tutto te stesso. Questo è il comando che Dio dà
al suo popolo nell'Antico Testamento. E Gesù riprende questo insegnamento, perché lui l'ha vissuto, abbiamo visto, nel deserto, ma in tutta la sua vita. Quando parla, per esempio, della casa sulla roccia, dice che chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica costruisce la sua casa, la sua vita, la sua esistenza sulla roccia. Il Papa oggi ha concluso gli esercizi spirituali, è stato in ascolto per 5 giorni. È stato in ascolto di un parroco che fra l'altro mi è molto caro, perché siamo molto amici, molto intimi, perché quando ero rettore al seminario di Roma, lui è stato con me direttore spirituale, quindi abbiamo vissuto tanti anni insieme. Il Papa ha scelto quest'anno un parroco e salutandolo lo ha ringraziato, perché gli ha detto: tu sei stato come il seminatore, hai gettato il seme dovunque, ma sapevi bene dove dovevi gettarlo. Adesso aspettiamo che il Signore mandi l'acqua e l'acqua faccia crescere questo seme perché porti frutto. Nella parabola del seminatore si dice appunto che il seminatore getta il seme lungo la strada, tra i sassi, tra le spine, nel terreno buono. Non è che il seminatore non sa quello che fa, lo sa, perché al tempo di Gesù si seminava così, si seminava sul terreno, comunque fosse, e poi si rivoltava la terra, e quindi il seme andava sotto. Ma a parte questo, nel Vangelo di Marco si dice una cosa particolare, si dice che coloro che ascoltano la parola di Dio e la accolgono, portano frutto quando il 30, quando il 60, quando il 100 per uno. C'è un Midrash che traduce queste percentuali dell'efficacia della parola e dice che porta frutto per il 30 per uno chi ama Dio con tutto il cuore, per il 60 chi lo ama con tutto il cuore e con tutta la mente, per il 100 colui che lo ama con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Perché vedete, Dio su questo è esigente. L'amore di Dio è esigente, è un amore totale. È totale quello che Lui dà a noi, è totale quello che Lui richiede, esige da noi. È così che qualche volta ci viene la tentazione che ha preso Simon Pietro sul monte. Avete notato, Simon Pietro a un certo punto dice: senti, Signore, è bello stare qui. Allora, facciamo tre capanne, tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Noi stiamo fuori, non ci importa anche di stare al fresco, no? Facciamo tre, fermiamo il tempo, fermiamo il tempo. Questa è una tentazione ricorrente nella nostra vita. E mentre Gesù faceva questa proposta, viene interrotto. Viene interrotto perché dice il Vangelo: egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce che diceva: ascoltatelo. E loro caddero a terra, Mosè ed Elia scomparvero, Gesù si avvicinò a loro e disse: alzatevi, non temete, alzatevi, non temete. Come vorrei che questa parola, non temete, entrasse stasera nel nostro cuore. Perché questa è una parola che percorre tutta la Bibbia, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Il primo a sentirsi dire non temere è Abramo. Non temere, Abramo, io sarò il tuo scudo. Non temere, io sarò con te. Perché vedete, quando scompare la fede
e rimane la religione, cresce la paura di Dio, la paura di un Dio giudice, di un Dio che addirittura vorrebbe il nostro male, che ci fa male, che vuole piegare la nostra volontà, che vuole toglierci la libertà. E il diavolo ce lo dice tutti i giorni, che Dio vuole toglierci la libertà. Ha cominciato a dirlo dal primo giorno, da quando si è avvicinato a Eva nell'Eden, nel paradiso terrestre, e le ha detto: ma è vero che Dio vi ha proibito di mangiare degli alberi del paradiso? Eva dice: no, no, possiamo mangiare di tutti gli alberi, eccetto di questo che sta al centro del paradiso. E allora il diavolo dice: ma perché, scusate? Eva non lo sa, però era disposta a obbedire. E allora il diavolo le dice, ma guarda, se voi mangiaste di quell'albero, diventereste come Dio, sareste conoscitori del bene e del male come Lui, potreste fare a meno di Dio. È così che è cominciata la nostra storia. Domenica scorsa nella cattedrale di Fermo ho potuto introdurre all'iscrizione del nome nel libro dei catecumeni anche i vostri fratelli, tre ragazzi di questa comunità che l'anno scorso avevo anche accolto come catecumeni. E ho detto loro che io sono molto invidioso di loro. Perché? Perché la notte di Pasqua, quando riceveranno il battesimo, saranno puri come angeli. Non ci sarà l'ombra del peccato in loro. A questa purezza di cuore noi possiamo e dobbiamo tornare, a condizione che prendiamo sul serio questa parola: non temere. Non temere Abramo, non temere, non perderti d'animo. Questa è una parola che hanno ricevuto tutti. Ha ricevuto per esempio Giuseppe, lo sposo di Maria, quando si è reso conto che Maria era incinta per opera dello Spirito Santo. Lui ha pensato che doveva interrompere il rapporto, interrompere quel fidanzamento. Però non voleva denunciarla, perché secondo la legge del Levitico Maria doveva essere uccisa a colpi di pietra. Non voleva denunciarla, voleva rimandarla in segreto. L'angelo del Signore gli appare e gli dice: non temere, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è nato in lei viene dallo Spirito Santo. Così l'angelo che si presenta a Maria, e Maria chiede: come è possibile che accada quello che tu dici? L'angelo dice a Maria: non temere, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Questa parola non temere ci accompagni nella vita di ogni giorno. Perché? Perché la croce inevitabilmente si affaccia alla nostra vita. Quando si affaccia la croce, quando si affaccia la sofferenza, la delusione, quando entriamo nella solitudine, talvolta rischiamo persino la depressione, risuoni per favore questa parola: non temere, io sarò con te. Non temere, quello che ti accade è per il tuo bene, per il bene di coloro che sono con te, per coloro che ti sono cari. Spesso è proprio attraverso un momento di sofferenza che Dio chiama o che continua a rinnovare una chiamata. Allora abbiamo ascoltato una parola,
Avete anche ascoltato pazientemente queste mie spiegazioni della parola. Vorrei tanto che poteste portare con voi il desiderio della fedeltà alla parola di Dio, il desiderio di nutrirvi ogni giorno alla parola di Dio, poi ci diremo alla fine anche il cammino della prossima settimana, perché Gesù ha garantito questo a coloro che lo hanno ascoltato. Ha detto: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La vera libertà non è arbitrio, non è fare quello che mi piace, la vera libertà deriva dalla parola di Dio che cresce in noi, che genera la vita dentro di noi. Questo noi dobbiamo dire, dobbiamo narrare anche alle nuove generazioni. Siamo presi da troppe cose. Quello che è successo nelle Marche negli anni 70, quando da una regione povera, unicamente dedita all'agricoltura, si è scoperto il lavoro. Nel Fermano soprattutto il calzaturiero ha avuto un grande sviluppo e tanta gente dalla montagna è scivolata verso il litorale perché lì c'erano le fabbriche o lì si potevano aprire anche aziende a carattere familiare e i marchigiani hanno lavorato giorno e notte e si sono dimenticati di Dio e non hanno più detto Dio ai loro figli. È venuta su una generazione di atei tra di noi a causa del lavoro. Il lavoro è una cosa buona, ci mancherebbe. Ma perché ci siamo dimenticati di Dio? Chi ci ha dato quel lavoro? Adesso ce lo toglie? Sapeste quanti sfratti noi come diocesi abbiamo dovuto trattare in questi anni? Quanti sfratti, quante famiglie buttate fuori di casa ed erano famiglie che stavano bene. Allora, possiamo fare a meno di Dio? Se volete, questa è una storia che ci dice no, non possiamo fare a meno di Dio. Semmai dobbiamo avere il coraggio di credere a questo invito, non temere, io sarò con te, io provvederò a te. Dobbiamo ricominciare da capo. Dobbiamo avere il coraggio di ricominciare da capo e fare come Abramo, fidarci di lui. Che Dio davvero ci aiuti e ci accompagni in questo tentativo di ritornare a lui.